4-0, 10 secondi partite, incredibile. Cioè, io non ci sono abituato a vedere Livorno così. Io non so nemmeno me cazzo abbia fatto il twistico qui. Per l'amor di Dio, ho giocato stra bene oggi. Secondo me ha giocato molto meglio oggi che l'altra settimana col Trapani. Cioè, oggi si è visto comunque il Livorno di che pasta è fatto. Eri in trasferta, eri in un campo, non dio difficilissimo, però abbastanza difficile. Prendi 0 go e ne fai 4. E hai anche rischiato di farne altri. Io davvero lo dico sin da subito a dire, cioè vorrei fare un applauso a questo Livorno, tutta la squadra, perché veramente una prestazione superba. Mi ha garbato un casino Livorno oggi. E c'è da dire po', perché sì, si è dominato noi, a voglia di loro, diciamo, l'unici sprazzi di periodo, vai, nei confronti nostri sono stati quelli lì quando inizia il secondo tempo, che magari le vedevi, la partita era più dalla parte loro, cioè attaccavano più loro, e così ogni tanto ci provavano. Vi è brutto da dire anche questa, cioè lo dio la stessa ossa che ho detto nel commento precedente, è brutto da dire, ma la Ternana ha giocato, non ha giocato bene, e appunto noi siamo stati in grado di non ha giocato bene confronto a noi, ecco, perché ha giocato secondo me meglio del Trapani, ma comunque non ha giocato tanto bene, mettiamola così. Sì, è un po' un discorso contorto, no, un po' strano, però perché io spero ovviamente che sia perché c'è, cioè, questa serie è successa perché è Livorno che è forte, ha giocato bene. E quindi magari le altre squadre mi risultano, come si può dire, brutte da vedere, che già male. Insomma, quella voglio dire in poche parole, mi sono stramega confuso, che mi è arrivato un casino a Livorno e la Ternana, se devo dare un commento, devo dare un'opinione, ha giocato male, mi è arrivato a poco punto. E niente, come sempre, sono sempre, ancora, sempre di più convinto di vantaggiate questi bimbi, cioè noi è straforti, ma non so nemmeno io, veramente indescrivibile da quanto è forti. E poi tra l'altro anche oggi prestazione super anche di Cuto, lascia sta go, però anzi va per la moda di go, fatto due go, uno proprio di rapina, roba da rapace d'aria che Cuto lo secondo me non è, anzi secondo me Cuto è più una seconda punta. Il secondo si è girato di un trobarzo di destro che non si vede, è tirata una bomba imprendibile, penso anche per un portiere più forte di quello della Ternana. E oltre a questi due, un altro ha fatto un partitone e mi ha garbato uno sbotto, è stato Moscati. Moscati ha fatto una partita oggi, io penso, che come sempre, non so se ve ne siete resi conto, ve ne siete accorti, io ci metto sotto al commento della partita, nella descrizione ci metto anche le pagelle, secondo me, insomma, le votazioni che do al giocatore di Livorno. E oggi si deve dare un voto a Moscati, le do un bel 7,5. Ha fatto un partitone questo qui, complimenti a Moscati, e come ho detto già prima, complimenti comunque a tutta la squadra. E io sinceramente, come ho detto prima, io non so cosa dire, perché un discorso è tipo di va fallo che non c'era, c'è un commento alla partita stratirata con errore arbitrale, c'è da dire po', si è meritato noi alla grande, e ripeto, il risultato forse no, che poteva essere molto più ampio, però io penso che se Livorno faceva un altro gol non avrebbe rubato proprio niente. E appunto, adesso sono contento, poi sono contento anche perché si è visto a sprazzi, più nella partita precedente, però anche lì non ha giocato male, si è visto anche diciamo un ritorno del vecchio, tra virgolette, vecchio Siligardi, perché si muove, arriva al tiro, ha preso anche la traversa, a parte noi pensiamo al record per ora della Serie B di palle e traverse, però parte questo, e sono contento anche di Siligardi, insomma appunto... Resonto, io penso voto totale alla squadra un 7 totale più o meno, e
Boh, continuiamo, sì, ora c'è la prossima contro lo Spezia in casa, partita importante. Speriamo appunto, in primis, di continuare le vittorie, anche se si va a vincere 1-0, si vince 4-3, sinceramente mi importa una sega, cioè basta vincere poi alla fine. Però se c'è anche l'opportunità magari anche di, non so, di rivincere con questi mega scarti di go appunto, di differenza. E niente, scusatemi se prima mi sono un po' impappinato e un po', diciamo appunto, attorcigliato nei discorsi, anche sputato fra l'altro, vabbè, attorcigliato nei discorsi con appunto dicendo della prestazione a Ternana, però volevo dire che comunque la Ternana, non so se è così o perlomeno oggi è stato così per colpa del Livorno, insomma oggi la Ternana non mi è garbata, va, mettiamolo così, non mi è garbata proprio niente, però da una parte non mi interessa, l'importante è basta il mio Livorno, eh. Vabbè. Via, detto questo, ci si vede appunto alla prossima partita, sperando in un commento positivo e come appunto nelle ultime prestazioni. Niente, vediamo un po' di allungare la striscia di vittorie e allungare anche piano piano la classifica, anche perché se non erro siamo secondi, prima dovrebbe essere Frosinone che ha vinto. Siamo secondi, quindi io ci... Guarda, lo dio e mi tocco i coglioni mentre lo dio. Io ci credo, o perlomeno ci voglio credere. È sempre all'inizio il campionato, perché sei bene o male a fine ottobre, c'è da fare altre 260 partite. Però io sono molto, molto fiducioso perché appunto, piccola parentesi, poi finisco qua il video, cioè finisco appunto dopo il video. Io credo che per la Serie B, cioè per quanto riguarda la Serie B, ci sia un attacco mai visto. Cioè, voglio dire, c'era Paolini e Siligard, è vero. Però c'è cioè, un attacco con questa intesa comunque, perché si, cioè, giocatori, comunque, quello che sto vedendo, appena ho visto nell'ultima partita, è che si capiscano, capito? Sembra una stronzata da dire, magari potete anche non capirla, però anche da fare in campo non è una cosa semplice. Niente, appunto, sono contento anche di questo e i frutti si vedono comunque di quello che dell'intesa che c'è in attacco. Vabbè, questa appunto è una piccola parentesi. Via, vi saluto e appunto ci vediamo al prossimo video, come ho già detto, e speriamo di essere contenti. Ciao a tutti!